Palatul Primăverii, Casa de Ceaușescu. Ei, buongiorno dalla casa dei due cornutaci di Bucarest. Ceaușescu e la sua moglie. Siamo qui davanti a questo spettacolo dell'orrore. Si dice che dentro tirano nel lusso quei rubinetti e i cesti d'oro. Verificheremo se è vero. Qua c'è tutta la famiglia, credo, del cornutaccio. Qua c'è la parte più schifosa, la moglie, che si dice che era lei la peggiore in famiglia. E qua è una via di ministeri, ambasciate, la via Primaverii. Entriamo. In this house she met with Fidel Castro, with Saddam Hussein, in this office. Lui Ceaușescu riceveva tutti i politici da Fidel Castro. Richard Nixon from America, Charles de Gaulle, France, a lot of important people. A secondo dal lato in cui si guardano, parecchio non è importante. Is made in Romania. Questa è la sala dove giocavano a scacchi. Poi, se ho capito bene, decidevano se giocare se andare a giocare partite da tennis. Yes, everything is handmade by hand, not by machine. Il cinema della qui quando l'accio riprendeva tutto quanto lei. Quello che voleva, aveva un cinema personale. E questo è il salotto Vierazzo. E qua stiamo nella stanza da pranzo. Si trattavano bene. Lampadario in vetro di Murano. Porcellane sicuramente di Sèvres, bicchieri la stessa cosa, là c'è una bella nel centro in porcellana, anche quello sarà di Sèvres. Quella era la stanza da pranzo a protocollo per gli ospiti, e se invece una piccola stanza da pranzo familiare. Finalmente una foto mi è venuta. La camera ha detto ogni camera ci stava una persona. Ceaușescu aveva tre figli, due femmine e un maschio. Tutte le camere dei figli di Ceaușescu sono fatte in replica alle leggi di Versailles, eccetera, eccetera, eccetera. Per una sola persona della famiglia Ceaușescu. I famosi rubinetti placcati d'oro dei bagni della famiglia Ceaușescu. Siamo nell'appartamento della moglie di Ceaușescu. Ho chiesto se in effetti era la comandante della Romania. Mi ha sospirato, mi ha detto il primo ministro. Comandante è nomenclatura. Una dittatrice. No. Essa era soltanto per bellezza, se ho capito la traduzione. Non era abbastanza utilizzata. Mi piaceva, se la so fatti.
Altra stanza dove venivano ricevuti tutti i primi ministri. Can you turn off the flash? Altra stanza di Elena Ceausescu. Si trattava bene, signora. Questa è la camera finalmente dove si unirono i matrimoni Ceausescu e Elena. All'inizio stranamente si chiamava Elena, la moglie di Ceausescu. Ah, un nome e una garanzia. Sapevano i suoi genitori quando è nata, di chi era figlia. Ah. Odore di natura, di piante. Siamo dentro un palazzo e si è creato un giardino tropicale. Ha fatto il lucernario, tutto quanto. Bellissimo. Famosa stanza da bagno di Ceausescu, quella tutta placcata d'oro. Gli darei una grattatina, ma non credo che il nostro caro amico che ci sta facendo da guida sia d'accordo. Tutte le camicie originali di Ceausescu. Andrea. Questa è tutta una stanza, tutta. Tutta, non so se siete. Mamma. Sti ladroni. Sti cornutacci. Piscina personale dentro il palazzo. Rimarrei di Ceausescu. Ripeto, sto cornutesco. Qui siamo alla stanza di Valentino, il figlio grande di Ceausescu, il grande figlio di Elena. Non parliamo di Elena di Troia, ma di Elena Ceausescu, che mi sa che siamo sempre lì come. E siamo usciti da questa casa della famiglia Ceausescu. Un vero schiaffo al popolo rumeno.